Roma è assediata. A prezzo d'oro viene riscattata la vita dei cittadini. La città che aveva conquistato l'universo intero cade sotto la dominazione nemica. Dopo Cristo. La morte di Teodosio decreta la fine dell'unità dell'impero. Occidente e Oriente si separano definitivamente. Mentre l'Oriente si prepara a una nuova era, l'Occidente, con capitale Milano, subisce un inesorabile declino. Dopo Cristo. L'impero romano d'Occidente, devastato dalle invasioni barbariche, cessa di esistere. IV secolo è ancora la città per eccellenza e può vantare uno splendore monumentale rimasto invidiato per 800 anni. Gli archi di trionfo, i monumenti alla vittoria, si elevano sopra gli edifici pubblici dai tetti coperti di bronzo dorato. 82 statue d'oro e 74 d'avorio si affiancano a 423 templi e 10 basiliche. Sono il simbolo di una secolare grandezza che sfida il tempo e l'incuria dei romani. Molte persone non si rendono conto che la civiltà moderna poggia salde fondamenta su quella dell'antica Roma. Le nostre istituzioni giuridiche, per esempio, sono basate sulla legge romana. Napoleone, per dar vita al suo codice, si ispirò alla legge romana. Oggi gli studenti studiano ancora le istituzioni giuridiche di Giustiniano, il grande imperatore romano del tardo VI secolo. È impossibile farne a meno. A Roma sorgono quasi 2000 residenze patrizie. Il cuore della casa è l'atrio, sul quale si affacciano le stanze minori. Fra queste, il tablinio, dove si ricevono gli ospiti, ha pareti affrescate da ricche decorazioni. I pavimenti sono ornati da splendidi mosaici in materiali preziosi, come l'onice nero e il marmo bianco. In queste abitazioni esiste un sistema di riscaldamento che diffonde l'aria calda attraverso cavità al di sotto del pavimento. Il calore proviene da numerosi fuochi sotterranei alimentati con carbone di legna. La più grandiosa delle residenze romane è il palazzo voluto dall'imperatore Domiziano, che occupa tutta la parte centrale del Colle Palatino. Il settore nord-occidentale del palazzo è costituito dalla Domus Flavia, l'area di rappresentanza dove gli imperatori accoglievano le delegazioni e prendevano le grandi decisioni politiche. Al centro della Domus Flavia vi è un cortile a peristilio, sul quale si affacciano i vari ambienti dell'edificio. Su un lato, l'aula regia o sala del trono, la basilica con funzioni di tribunale e la cappella, l'ararium. Sull'altro lato, il triclinio, l'imponente sala da pranzo costruita dall'architetto Rabirio. La grandiosità del palazzo domizianeo è tale da renderlo fino alla fine dell'impero il palazzo degli imperatori per eccellenza. Ma a partire dagli inizi del IV secolo, Roma non è più la residenza abituale degli imperatori. La capitale continua comunque a riceverne le visite, accompagnate da cerimonie e festeggiamenti solenni.
Lo scrittore Claudiano ricorda che in questi casi era l'urbe a dominare con la sua monumentalità l'augusto visitatore. Nella Roma tardo antica, la toga continua a essere un indumento molto diffuso. Come nei secoli precedenti, rimane il capo più importante dell'abbigliamento ufficiale dei senatori. Ai romani piaceva molto andare a teatro, ma naturalmente si deve fare una distinzione fra il teatro come lo intendiamo noi oggi e l'anfiteatro nella Roma antica. Per quanto riguarda il teatro, i romani tagliano a metà il palcoscenico circolare dei teatri greci per dare una visuale della scena simile a quella che ci si aspetta oggi nel teatro moderno. L'anfiteatro è invece il luogo deputato per gli spettacoli delle belve. Si prenda per esempio una città come Pompei, distrutta nell'agosto del 79 d.C. Pompei aveva due teatri per le rappresentazioni e uno splendido anfiteatro, quasi interamente conservato, in cui si mettevano in scena gli spettacoli di gladiatori e di belve feroci. Le venaciones sono combattimenti fra animali o grandi battute di caccia. Elefanti, leoni, tigri, cinghiali e cavalli non domati sono utilizzati per uno spettacolo che si conclude con una terribile carneficina. Le gabbie degli animali sono sistemate al di sotto del pavimento dell'anfiteatro, detto arena, per via della sabbia usata per asciugare il sangue. Le gabbie consentono di trasportare le fiere senza pericolo per gli spettatori e i cacciatori e spesso sono utilizzate per creare un ingresso spettacolare degli animali esotici. Nella Roma tardo antica, soppressi i sanguinosi combattimenti dei gladiatori, il popolo di Roma si appassiona ad altri giochi circensi. Uno spettacolo che poteva attirare fino a 400.000 spettatori era la corsa delle bighe. Le bighe erano trascinate da 2, 3, 4 e perfino 10 cavalli. Segnale di partenza per la corsa era lo sventolio di un drappo bianco, detto mappa. La fase più difficile della gara era il passaggio davanti ai punti di svolta, le cosiddette mete, dove era facile scontrarsi. Ogni gara, che prevedeva 7 giri, si svolgeva su un percorso di oltre 6 chilometri. Vinceva chi per primo attraversava la linea bianca tracciata davanti al palco dei giudici di gara. Le corse equestri si tenevano nel Circo Massimo, uno degli edifici più antichi di Roma, più volte restaurato e abbellito nel corso degli anni. Il circo sorgeva nell'avvallamento tra Palatino e Aventino ed era dominato dai palazzi imperiali del Colle Palatino. Secondo alcune fonti antiche, poteva ospitare un numero impressionante di spettatori, oltre 300.000. A partire dalla metà del IV secolo d.C., la pressione dei barbari sui confini dell'impero si fa sempre più minacciosa. Nel 378, il disastro di Adrianopoli, con la sconfitta e la morte dell'imperatore Valente, impone una nuova linea politica. Per limitare la pressione delle popolazioni barbare, occorre stipulare trattati con alcune di esse, concedendo loro di stabilirsi entro i confini dell'impero. Così, nel 382, Teodosio permette ai Visigoti di stanziarsi nella Pannonia e nella Mesia, come federati del popolo romano. Ma nel 395 d.C.
i Visigoti lasciano le coste boscose della Dalmazia per seguire Alarico nella lunga marcia verso il cuore dell'impero. Alarico, nato forse nel 370, appartiene alla stirpe dei Balti. In giovane età comanda un corpo ausiliario goto al servizio dei Romani e rimane affascinato da Roma, che visita più volte. Nel 408 dirà: «Contro la mia volontà sono spinto a questa impresa. Una forza irresistibile mi trascina e mi grida: muovi contro Roma e distruggila». In realtà, più che distruggere la capitale dell'impero, Alarico mirava a inserirsi nella sua struttura con un ruolo giuridicamente riconosciuto. Dopo aver tentato l'assedio di Costantinopoli, Alarico si dirige verso la Grecia. Attraversata la Macedonia, la Tessaglia e le Termopili che trova indifese, raggiunge le pianure della Focide e della Beozia. Qui compie massacri e devastazioni tali da spingere molte città alla resa. I greci, non potendo contare sulle proprie forze, chiedono l'intervento del generale Stilicone, che allestita una flotta nei porti d'Italia, sbarca presso Corinto. I Visigoti, stremati dalle malattie, si ritirano nell'Epiro. È qui che Alarico riceve la notizia che Arcadio, imperatore d'Oriente, lo ha nominato Magister Militum dell'Illirico Orientale, cioè legittimo magistrato con funzioni di governatore. Tutti i capi barbari dei Goti gli rendono omaggio e lo acclamano re dei Visigoti. Ma il sogno di Alarico è la conquista dell'Italia e il suo nemico è Stilicone. Stilicone, nato probabilmente intorno al 360, è figlio di un valoroso soldato vandalo e di una matrona romana. La sua famiglia vanta legami di parentela con quella dell'imperatore Teodosio. Nel 392 d.C. Stilicone è nominato Magister Militum e nel 395 Teodosio gli affida, morendo, la tutela dei due figli Arcadio e Onorio. Stilicone restaura strade e edifici cadenti, reprime la violenza dei soldati e gli abusi degli esattori delle tasse. Per diversi anni è l'unico che riesce a opporsi alle incursioni barbare in Italia. A Pollenza e a Verona sconfigge Alarico, a Fiesole batte gli Ostrogoti di Radagaiso. Divenuto troppo forte e popolare, è vittima degli intrighi di corte. Nel 408 viene accusato di alto tradimento. Imprigionato per ordine di Onorio, è giustiziato dopo un processo sommario. La tragica fine di Stilicone apre una profonda crisi nell'impero. L'imperatore Onorio, rifugiatosi a Ravenna con la sua corte di diplomatici corrotti, assiste impotente alla marcia di Alarico verso la città eterna. L'esercito dei Visigoti occupa i valichi indifesi degli Appennini, scende nelle ricche pianure dell'Umbria e giunge fino a Roma. La città è cinta d'assedio. Roma conosce la carestia e la fame. Quando la città è allo stremo delle forze, il Senato, che in assenza dell'imperatore ha assunto pieni poteri, invia un'ambasceria presso l'accampamento di Alarico per negoziare la resa. Alarico chiede tutto l'oro e l'argento, pubblico e privato, tutti i beni mobili più preziosi e tutti gli schiavi di origine barbara. Ai senatori sgomenti che chiedono: «Se Roma è spogliata di tutto, che cosa ci resta?» Alarico risponde sprezzante: «La vita». Ma alla fine si accontenta di 5.000 libbre d'oro e 30.000 d'argento, 4.000 vestiti di seta e 3.000 di porpora. All'imperatore Onorio, Alarico chiede il Norico, la Dalmazia e le tre Venezie per dare una patria al suo popolo. Per sé vuole la carica di Magister Militum dell'impero, già ricoperta da Stilicone. Onorio, imperatore d'Occidente, secondogenito di Teodosio e di Elia Flaccilla, è nato a Costantinopoli nel 384 d.C. A soli 2 anni ha ricevuto il titolo principesco di Nobilissimus Puer e la carica di console. A 11 anni è nominato da Teodosio morente erede dell'impero d'Occidente.
imperatore debole e irrisoluto, non sa fronteggiare con energia l'assalto dei barbari di Alarico. Gli indugi di Onorio e della sua corte a soddisfare le richieste di Alarico fanno fallire ogni tentativo di accordo pacifico. Quando Alarico si rimette in marcia minacciando la distruzione di Ostia, il Senato di Roma destituisce Onorio e nomina il prefetto della città Attalo imperatore d'Occidente. L'inettitudine di Attalo, però, delude presto le aspettative di Alarico, che lo priva pubblicamente delle insegne imperiali. Spinto dal desiderio di vendetta e dalla sete di bottino, Alarico entra in Roma attraverso la Porta Salaria. È il 24 agosto del 410 d.C. I barbari saccheggiano la città per 3 giorni. Alla fine, Alarico si dirige verso l'Italia meridionale, portando con sé il trofeo più prezioso del bottino imperiale, Galla Placidia, figlia di Teodosio il Grande e sorella dell'imperatore Onorio. Ma la gloria di Alarico è breve. Una banale malattia lo uccide nei pressi di Cosenza. Il suo corpo viene deposto nel letto del Busento, insieme al suo tesoro. Gli schiavi che avevano deviato il corso del fiume per seppellirlo vengono trucidati per conservare in eterno il segreto della sua sepoltura. Gli Unni sono originari dell'Asia nordorientale, ma nel V secolo d.C. vivono già in Pannonia. A partire dal 430 gli imperatori d'Oriente versano un tributo a questo popolo, che difende egregiamente. L'ascesa di Attila modifica la situazione e trasforma gli Unni in terribili nemici dell'impero. Attila sale al potere insieme al fratello Bleda nel 434. Gli storici contemporanei lo giudicano un barbaro avido di dominio e di distruzione. In realtà egli mirava a unificare le tribù che formavano il suo popolo per creare una nazione forte e potente. L'avanzata degli Unni spinge le popolazioni barbariche stanziate ai confini dell'impero a invaderne il territorio, aggravando le difficoltà dei romani. Nel 441 gli Unni entrano nella penisola balcanica devastandola e nel 445 sconfiggono i romani a sud del Danubio. Nella primavera del 451, Attila attraversa il fiume Reno, saccheggia la città di Metz, si dirige verso Parigi e alla fine si inoltra nella valle della Loira. Intanto, il generale romano Ezio, con l'aiuto delle popolazioni barbariche della Gallia, organizza un potente esercito per fronteggiare il nemico. Lo scontro avviene nella battaglia dei Campi Catelaunici, presso Troyes, nella regione dello Champagne. Il combattimento dura 2 giorni e provoca la morte di 150.000 uomini. Attila si ritira oltre il fiume Reno. Indebolito ma non domato, nella primavera del 452 penetra in Italia. L'ingresso di Attila in Italia è ostacolato dalla resistenza di alcune città italiche. Resiste Aquileia, che viene distrutta dopo una strenua lotta. Seguono Milano e Pavia. Ma poi Attila è costretto a indugiare nella pianura padana per far riposare il suo esercito stremato. Malgrado Attila non sia cristiano, viene deciso di inviargli un'ambasceria guidata da Papa Leone I e formata da alcuni senatori. L'incontro avviene nel campo barbaro presso il fiume Mincio e porta a una pace vantaggiosa per entrambi i contendenti. Ritornato al di là delle Alpi, Attila muore pochi mesi dopo, soffocato da un'emorragia nasale dopo una solenne ubriacatura. Il processo di disgregazione dell'impero d'Occidente è inesorabile. Valenti generali come Stilicone e Ezio riescono solo a ritardare la perdita di intere regioni. Nel 455 d.C., Roma è nuovamente saccheggiata dai Vandali che si erano impadroniti dell'Africa. Per la seconda volta nel giro di mezzo secolo, la città vive gli orrori di una devastazione.
Nel V secolo d.C. si assiste al declino di molte città, i cui monumenti cadono in rovina. Un interessante fenomeno già conosciuto nel secolo precedente è quello del reimpiego di elementi architettonici appartenenti ai monumenti di epoca imperiale, utilizzati per l'edificazione di nuovi edifici, in particolare le grandi chiese cristiane. Pensiamo a tutte le cose che la cultura romana ci ha donato, la sua lingua, il latino, le sue leggi. Una parte enorme della nostra eredità artistica e culturale deriva in ultima analisi dal mondo romano. L'antica Roma, quale cuore di quel mondo antico, è potenzialmente la fonte di tutto ciò che noi intendiamo come civiltà classica. Tra il 455 e il 476, l'impero d'Occidente è dilaniato dalle lotte tra capi barbarici e funzionari di corte, e a Roma tra aristocrazia senatoria e plebe. Gli imperatori che si succedono a Roma, a Ravenna o a Milano non sono più di nazionalità romana. Sarà un generale e re barbaro di nome Odoacre, acclamato imperatore dalle sue milizie, a decretare la fine dell'impero romano d'Occidente. Deposto Romolo Augustolo, Odoacre si proclama re della sola Italia, mandando in Oriente le insegne dell'impero. È il 23 agosto del 476 d.C.